Differenziale di rendimento. Sì. Io ho guardato un po' quali sono i paesi con i vari differenziali. L'analisi che ho fatto, ho visto, cioè su 65 paesi ci sono due paesi che hanno il differenziale più basso della Germania, e sono Svizzera e Giappone. Ma il programmino che ho trovato me ne dava, erano 65 in tutto, se togliamo la Germania che sono dentro 64, due sono meno, quindi 62 hanno un differenziale più alto della Germania. Allora, il primo concetto è, vuol dire che tutto il mondo sta dando a ramengo perché questo concetto di differenziale, se alto, è un problema. Ma ti butto giù anche l'altra carta, perché ho queste due carte che non le... Noi comunque, rispetto agli Stati Uniti d'America, abbiamo un differenziale che è, dico circa, circa 100 punti meno. E quindi meglio investire in Italia che investire negli Stati Uniti? Questa è proprio, l'ho studiata, qua c'ho piegato, cioè ho fatto una fatica per pensare a questa cosa qua. Di notte o di giorno? Notte e giorno, qual è il problema? Non ho neanche Notte dormito. e giorno. Addirittura. Sì. E si vede che c'hai i segni Cioè, ho segno sì, delle anche un po' occhiaie, eh? Cioè, se triste. dici così vuol dire che ho proprio detto, cioè, è una cosa che si capiva in un secondo. E io ci ho No, impiegato 15 no, giorni. nel senso che Ah, hai fatto bene ad approfondire il discorso, perché fatto. quello è anche presentato in maniera Perché è vero che opportuna. tu mi hai detto l'altra volta differenziale Si di chiama così rendimento. differenziale di No, io ma rendimento. non discuto sul differenziale di Io rendimento. mica sono inglese, sono Ah, italiano ma puro. quindi non puoi neanche di DDR, perciò tu poi diventi tedesco. Ma l'altra volta mi dicevi che era. Scusa, DDR era la Repubblica, non ricordo più come si chiamava, Vabbè. insomma la capitale era Berlino Est, Ok, niente, sostanzialmente. vabbè, ok. Allora, sono stato, la domanda è, sono stato chiaro? Ah, Chiarissimo. chiarissimo? A te la risposta Non allora. sono i paesi, gli altri paesi che sono in fase critica, ma il titolo tedesco viene considerato quello in assoluto più sicuro, più certo di tutto il resto del mondo. Quindi tutti gli altri paesi, tutti gli altri rendimenti, tutti gli altri titoli di Stato che vengono emessi fanno riferimento come tipologia di rendimento e come differenza di rendimento rispetto a un punto fermo, il punto fermo è il titolo di Stato tedesco. Quindi questo è il vale erga omnes per tutti. Per tutti i Quindi paesi. quello rimane, quello è più sicuro. Assolutamente sì, per il momento è quello Quindi garantito. Stati Uniti meno sicuri di Germania. Vabbè, allora c'è una ragione. Il Giappone, quando parli che il Però ecco, perché adesso Giappone. poi vedi che anch'io sapevo che poi adesso Sì. ti tiro fuori il Giappone però io, Il Giappone paga rendimenti negativi perché è una scelta che hanno fatto da tanti anni con l'economia che è in difficoltà dagli anni Ottanta, quando volevano tentare di diventare come moneta di riferimento sostituire il dollaro. Gli è andata americani molto bene. gentilmente fecero salire lo yen a livelli tali che per tanti anni, fino a che non è tornata ad esplodere la Cina, il Giappone praticamente è stato in recessione o robe simili. Quindi. E allora è costretto a fare pagare rendimenti negativi, nel Sì. senso che deve pagare chi presta denaro allo Stato, perché chi dà denaro allo Stato. Perché il sistema fondamentale è che siccome sono ancora oggi, nonostante il quantitative easing, l'economia sale però con molta fatica e hanno un debito pubblico che è del 250% rispetto al PIL, non possono far altro che avere dei rendimenti bassi, anzi bassissimi, perché sennò si deve pagare dei rendimenti alte, parte che è tutto debito interno, però comunque non ce lo Stato non ce la farebbe. Quindi negativo per questo. Quindi negativo per questo, quindi non come discorso di No, sicurezza con la niente, Germania, no, no, no. ma per un concetto di Ma economia in interna, teoria diciamo. si può considerare sicuro anche il Giappone, però attenzione che ha un debito pubblico enorme ed è tutto interno, quindi se succede qualche caos interno, non so come potrebbe andare a finire. Mentre per quanto riguarda la Svizzera è un paese a sé stante, nel senso che non appartiene a Ok. nessuno, e ha un'economia che è molto votata all'export in maniera importante su qualche azienda tipo chimica. Particolare gli orologi e quant'altro che hanno un incremento, danno un lustro abbastanza importante alla nazione stessa, però è una nazione su cui sono pochissimi quelli che investono, tranne quelli che portavano i soldi là, che oggi probabilmente ci sarà già un afflusso minore rispetto al passato, però dà comunque abbastanza garanzie perché rimane un paese in cui, di cui tutti hanno bisogno, quindi da questo punto di vista non può essere paragonata sicuramente alla Germania. Perché gli Stati Uniti hanno un rendimento superiore all'Italia. Non è
per via che siano più o meno sicuri, perché anche il loro debito Altino. non è proprio da trascurare. E non dimentichiamo dove potrebbe arrivare con le politiche dell'attuale amministrazione, l'amministrazione Sì. americana. Quindi, da questo punto di vista, potrebbe salire il debito pubblico in maniera anche abbastanza importante, quindi con dei riflessi che in futuro dovrebbe essere abbastanza importante, con un differenziale di rendimento che sale ulteriormente, perché le garanzie che potrebbe dare lo Stato americano potrebbero essere via via inferiori rispetto a quelle di oggi. E da sempre gli Stati Uniti pagano dei tassi più alti rispetto a quelli europei, anche perché sono continuamente a ricerca di denaro, perché lo sviluppo negli Stati Uniti è sempre molto più elevato, c'è cioè una propensione ai consumi elevatissima, quindi un debito che sale molto di più, ma non sale di più perché, come capita da noi purtroppo, l'economia va piana, la sale per l'effetto opposto, la sale perché c'è una richiesta di denaro fortissima e di conseguenza se c'è richiesta di denaro è chiaro che i tassi aumentano. Quindi ecco, a questo punto il differenziale non è sempre solo perché sono meno sicuro, perché come dicevi te adesso nel discorso dell'America ho proprio una ragione interna o di economia che Esattamente. andando ho tassi più alti, di conseguenza sono più alte. Poi è chiaro che in ambito di area euro, laddove il differenziale è molto più alto, come capita nel nostro caso, come capita per la Grecia, è perché sicuramente il debito pubblico sale continuamente. Da noi anche l'anno scorso avrebbe dovuto scendere, ma è sceso in maniera molto molto marginale. Quest'anno non so come andrà, adesso vedremo poi come sarà il nuovo governo, cosa faranno. E quindi da questo punto di vista da noi c'è proprio la percezione che più alto è il differenziale, ripeto, in area euro, e meno sono le garanzie che dà il paese a cui viene attribuito questo differenziale. Non a caso l'Italia, per quanto riguarda Standard & Poor's, è tripla B rispetto alla tripla A della Germania. Quindi Germania. c'è un passaggio tra i due voti molto molto importante. Però nonostante questo, come dicevi te l'altra volta, però il mercato comunque italiano dei titoli di Stato viene comunque molto comperato anche dall'estero, nonostante, per cui cioè, mi dici che non sono sicuro, hai questa paura o ti conviene forse dire che sto saltando per aria, però poi tu straniero comunque mi compri il mio debito, anche se forse adesso la percentuale è un po' più bassa forse. Mica tanto, perché se analizzassimo il rapporto tra domanda da parte degli investitori, molti sono investitori esteri, e offerta da parte del tesoro, il rapporto è sempre, a volte arriva mediamente 1,5, a volte arriva anche a 2 volte la domanda rispetto all'offerta. Quindi da questo punto di vista è evidente che il titolo italiano piace a prescindere, perché pensare che possa saltare lo Stato italiano rimane ancora. Ovviamente nella vita può succedere di tutto, questo per Ok. carità, però rimane un'ipotesi abbastanza lontana. Se non è saltata la Grecia ha risistemato i propri conti in questo modo, nel modo che aveva deciso la Troica. L'Italia per il momento non ancora, e vedremo poi nel corso dei prossimi 6-8 mesi, quando avremo il nuovo governo, quali saranno le mosse che farà. Certo è che sarà difficile che ci consenta di spendere tantissimo, come potrebbe apparire sulla base di quanto è stato comunicato in fase di campagna elettorale. Ormai la campagna è finita, dici, boh, Ma speriamo, se vada avanti, mi mi sembra che sa, ci sia sempre la certo. campagna elettorale, che sia finita, non so, forse la montagna elettorale è finita, ma la La campagna c'è campagna c'è sempre. sempre, vero? Dici, Sì, perché sono stanchi di salire, allora ormai adesso vanno un po' in discesa, continuano a sì. dire quello che ho detto Oh, prima. guarda, attenzione che la discesa in montagna è più pericolosa che la È salita. vero, salta le ginocchia, Le ginocchia vedi? È per saltano. quello che non vado mai, vado sempre al mare, perché così Stai in acqua. sto piedi in ammollo, sì, Eh così sì, mi qua. risparmio le ginocchia. E piedi? I piedi sono in acqua proprio. Non è che esisti. Sì, ma ci sono la cura, non c'è la cura. Come si chiama la cura di quei pesci che ti mangiano la pelle? Ah, ma anche la trota parlavamo dei pesci. Insomma, Sì, era l'argomento non ho capito quest'estate. l'aspetto ittico. Ma sento mancanza dell'estate. Allora, quindi ormai sono proiettato verso il mare con i pesci, ecco, col fritto misto, quelle cose lì, ecco. Ah, non i pesci che galleggiano, quelli che mangi. Sì. Ah, E devo vedi. mantenere, eh. Ah, devi mantenere la linea. È un po' come lo spread, deve essere costante, non Ah, questo può ho muoversi. capito. Allora, differenziale di PIL, GDP, io sono. Farò il calcolo di GDP, ecco. No, DDE avrei detto. No, quello di rendimento, ma il mio è GDP di PIL.